dato che fotografa meglio la vostra impresa e che Città di Messina non perdeva in casa da marzo 2011? Ah, guardi, questo è, non penso che possiamo annoverarlo nei Guinness dei primati, però Città di Messina oggi sinceramente non meritava di perdere. Io penso che il pareggio alla fine ci poteva anche stare, tutte e due le squadre. Noi poi alla fine l'abbiamo difeso, ce lo siamo conquistati e siamo molto soddisfatti e molto contenti di quello che abbiamo dimostrato. Cambiano gli obiettivi stagionali dopo questo grande avvio di stagione? Assolutamente no, noi dobbiamo raggiungere la salvezza il più presto possibile perché penso che sia l'obiettivo primario che la società si è prefissata all'inizio di partenza e noi dobbiamo fare più punti possibile per raggiungere questo obiettivo importante. Siete tra le rivelazioni del torneo e adesso, oltre a quel rendimento casalingo, probabilmente vi aiuta anche un campo al quale le altre formazioni non sono assolutamente preparate ad affrontare. Adesso anche in trasferta, insomma, arrivano risultati importanti dopo quello di Torre Annunziata. Senta, volevo aprire un capitolo del discorso del campo. Penso che noi abbiamo vinto a Noto in un campo in erba, abbiamo vinto oggi a Messina in un campo in erba, abbiamo pareggiato domenica a Savoia in un campo in sintetico, per cui dico il discorso della terra battuta lascia il tempo che trova. Se un giocatore si esprime in terra battuta si può esprimere nell'erba, si può esprimere nelle pietre, l'importante è che sa giocare a calcio. Senta, noi dobbiamo raggiungere, come ha detto prima i suoi colleghi, una salvezza importante.